Vai pure, Giuseppe. Buona selva, popolo di Facebook e soprattutto buongiorno mondo. Ho provato la voce prima perché sono un po' rauco e non perché faccio urla al telefono, ma perché ho fatto una serata karaoke in cui ho dato troppo, evidentemente. E allora, indovinate dove mi trovo per questa prima diretta Facebook del 2024? Scommetto che i miei compaesani l'hanno capito, però vi do un altro indizio. Ebbene sì, signori, questo è il meraviglioso scenario che un messinese dal campanile del Duomo può godersi. È per me un onore e una immensa gioia potervi dire che da domani inizia il lavoro di pubblicazione del mio terzo libro. Non so se posso darvi ancora il titolo, però mi piacerebbe farvi vedere qualcosa. E allora dovremmo fare. Dai, ve lo dico il titolo, tanto ci può stare. Non è la copertina, però è il titolo. Dare, bere, dire, dore, dure. Preparatevi a un bel rebus. E perché mi trovo sul campanile del Duomo di Messina? Ho pensato di fare alcune dirette Facebook dai punti più belli della città in cui vivo, perché dopo l'arrabbiatura feroce di fine 2023 per i problemi che viviamo e che ancora stiamo vivendo nella situazione israelo-palestinese e russo-ucraina e non solo lì purtroppo, e dopo quell'arrabbiatura ho pensato che quantomeno cerchiamo di concentrarci su ciò che di bello c'è e ciò che di bello dobbiamo proteggere, perché la guerra tutte queste cose bellissime le può distruggere, e il fatto che queste guerre siano lontane da noi non significa che ci esentino da ciò che può succedere anche un giorno a noi. Allora cerchiamo di valorizzare ciò che abbiamo e già vi annuncio che voglio salire, e so che si può fare, a Forte San Salvatore, alla Madonnina del Porto. So che salirò a Dinamare, lo feci tanti anni fa correndo, 25 km di corsa per arrivare alla punta più alta di Messina. Eh sì, perché solo i coraggiosi riescano ad arrivare quassù. Ci sono 230-38 scalini che vi attendono se volete fare questa esperienza. E poi soprattutto vi dico dove vorrei arrivare. Io non so se ci vorranno 5, se ci vorranno 10 anni, ma lo vedete quel traliccio dell'Enel bianco e rosso lì in fondo, quello che i messinesi chiamano il pilone? Bene, quello, se un giorno le mie parole avranno un peso, mi auguro che sia la cima da scalare, che sia il luogo da raggiungere per tutti quei messinesi che credono nella loro città. Trasformiamo quel luogo in un luogo di attrazione turistica. Diamole un senso, trasformiamolo in un museo visibile a tutti, ma che costa sacrificio per essere visitato. Diamo una possibilità a noi stessi, perché se non crediamo nelle cose belle che abbiamo nella nostra città, c'è poco spazio per il futuro. Non vi dirò se sono favorevole al ponte o contrario al ponte. Vi dico però che di importante abbiamo tanto qui a Messina e va valorizzato. Quindi concentriamo i nostri sforzi su ciò che di buono c'è intanto. E quello è un luogo simbolico altissimo per tutti i messinesi, così come lo è il campanile del Duomo, la Madonnina del Porto o il santuario di Dinamarca. Pensiamoci, lavoriamo insieme. Ci necessitassero 10 anni, 20 anni, non mi interessa. Io la pietra la comincio a buttare adesso, perché già qualche progetto esiste per il pilone. Non smontiamolo, non smantelliamolo. E
davvero togliere un simbolo di Messina. Diamogli nuova vita, diamogli un nuovo senso. Quindi ci vediamo alla prossima diretta Facebook. Io ringrazio l'associazione dedicata a te, nella persona del presidente Marco Schifillidi, che in questo momento è l'operatore. Quindi da Messina per adesso, ma solo per adesso è tutto. E come si dice in questi casi, selva buona!